Cari amici telespettatori di Cilento Channel, siamo giunti alla decima puntata e pensate un po' quale onore di ospitare Agostino Abate. Grazie Agostino, ben a te, grazie a te. trovato. Finalmente siamo riusciti, insomma, a raggiungere un accordo per fare l'intervista, perché per via degli impegni sia di Agostino sia miei. Finalmente siamo alla decima puntata, ma come si suol dire, meglio tardi che mai, Agostino. Certo, meglio tardi che mai, sicuramente sono io felice di incontrarti e di incontrare tanti cittadini di Agropoli che vedono la tua trasmissione. Sono felicissimo e contentissimo. Ringrazio. Allora, andiamo subito al sodo. Agostino Abate, esponente di ABC, Agropoli Bene Comune, 5 anni fa, candidato a sindaco. Quest'anno invece, Agostino, cosa farai? Sto aspettando. Quest'anno sicuramente, allora chiarisco subito perché mi piace essere chiaro. Sicuramente parteciperò alla tornata elettorale e di conseguenza aspetto che si verificano determinate condizioni per poter discutere e poter parlare praticamente con tante tante persone. Fino a questo momento non ne ho avuto la possibilità. Molto bene, quindi la notizia è già certa della tua candidatura, non a sindaco, come consigliere, giusto? Sono disponibile, allora chiarisco anche questo da subito, sono disponibile a candidarmi come consigliere, come gregario consigliere, come sindaco, come qualsiasi. Mi candiderò, parteciperò alla vita politica e cercherò giustamente di essere presente ancora per un convegno. Allora, consentimi di dire che per noi è preziosa la tua partecipazione, quindi te lo auguro già da adesso di far parte del prossimo consiglio comunale, perché sei una delle menti pensanti. Ecco, lo abbiamo detto l'altro giorno con Mario Capo, che a noi piacciono le menti pensanti, e quindi secondo me Agropoli ha bisogno quindi di te. Fatto questo inciso, la domanda è: ma gli incontri ai vari tavoli politici che si fanno, ne hai fatti? Ti sei confrontato con qualcuno in particolare? Raccontaci un po'. No, Gianni, non mi sono confrontato fino ad oggi con nessuno, mi sono sentito telefonicamente con qualcuno, ma non ho partecipato mai a degli incontri diretti. Come ABC, i rappresentanti di ABC sono andati agli incontri, mi hanno riferito, ma io personalmente non ho mai partecipato. Avevo preferito però delegare perché effettivamente un movimento civico come era ABC, ancorché formato da persone appartenenti a partiti e da persone invece non appartenenti a partiti, chiaramente deve essere rappresentato non solo e soltanto da chi può appartenere a un partito oppure è stato candidato a sindaco, di chi è stato candidato comunque, ma anche da altri membri. Quindi avevamo deciso di delegare una commissione. Originariamente erano state delegate tre donne a partecipare a queste riunioni. Poi molto probabilmente ne è rimasta forse una o due che vanno agli incontri, insomma, anzi, sicuramente è rimasta la signora Emiliana Di Marco, quindi che mi riferisce agli incontri che fa. Certo, allora andiamo subito alla notizia politica più evidente, o meglio, quello che è accaduto. Qualcosa si è mosso, a quanto pare, ormai forse quasi un mese fa, ovvero le dimissioni di Massimo Laporta, come del tuo presidente del Consiglio, e che oggi è un ex. Come analizzi le sue dimissioni? Cosa comporterà all'interno sia della maggioranza, ma nello stesso Consiglio Comunale? All'interno del Consiglio Comunale penso che dovrà effettuarsi la votazione per il nuovo Presidente del Consiglio. Penso che sia naturale che avvenga questo. Per quanto riguarda invece i movimenti che le dimissioni del Presidente del Consiglio hanno causato o causeranno in quella maggioranza che sta amministrando Agropoli, onestamente non mi permetto nemmeno di pensarci, cioè non è compito mio. Io penso di avere altri compiti, di aver avuto altri compiti come consigliere di opposizione e di continuare a mantenere fermi e stabili questi compiti di
di consiglieri di opposizione. Non mi permetto di esprimere giudizi né di fare previsioni, molto onestamente. Poi, semmai nel corso dell'intervista, se mi farai qualche altra domanda che penso che tu mi faccia, ti spiegherò perché non mi permetto di fare previsioni o giudizi affrettati e avventati, giudizi politici. È molto difficile fare dei giudizi politici se non si partecipa alla vita politica attivamente, se non si hanno confronti costanti, continui e diretti con certe persone. Io non ho avuto incontri con consiglieri della maggioranza, tantomeno con il presidente del Consiglio. Allora sgombriamo subito il campo, te la faccio adesso la domanda: perché è così difficile? Allora, io potrei rispondere alle tue domande, quelle che hai anche fatto ad altri intervistati, in un modo abbastanza, diciamo, generico e politichese parlando, e quindi di conseguenza non mi inimicherei mai nessuno, darei soddisfazione alla tua trasmissione, darei soddisfazione pure a tanti cittadini che ascoltano. Ma come mia abitudine, come mio costume, purtroppo a me piace dire il vero, dire la verità. Molto probabilmente mi attirerò ancora di più di quando già mi si è attirato fino ad oggi l'antipatia, il senso di antipatia nei confronti di qualcuno. Sicuramente sono antipatico a tanti, insomma. Però a me piace dire la verità e quindi continuerò a dirla anche e soprattutto in questa intervista, perché penso che tu darai corso a questa intervista e continuerai con tante altre novità per quanto riguarda la politica del governo, perché ne sei capace, lo hai dimostrato in tanti anni e sicuramente non mancherai in questa tornata di dare il tuo contributo a tutto l'aspetto sociale, politico, culturale della nostra città. Allora Gianni, tu devi sapere, così come già sai, così come tanti cittadini sanno... Aspetta un attimo, io ti fermo, perdonami come sempre, perché dobbiamo dire anche che sei simpatico a tanti, non soltanto antipatia, ma c'è anche la simpatia. Quindi perdonami e poi ti ringrazio insomma per i complimenti che mi hai fatto, però ci tenevo a dirti questo, perché... Grazie Gianni, ti ringrazio, sicuramente ci sta gente a cui sono... simpatico, ma molti degli attori politici diretti e leggermente indiretti evidentemente molti di questi non sono simpatici. Forse probabilmente per la tua capacità e la tua preparazione, perdonami, ma è così, cioè. Non lo so, mi auguro che sia così già, sicuramente. Allora ti dicevo, io ho svolto negli ultimi dieci anni un ruolo di consigliere di opposizione o minoranza, come si voglia chiamare. Effettivamente 5 anni or sono, cioè nell'altro mandato, ero di opposizione a una maggioranza in cui era stato eletto, questa volta nell'ultimo quinquennio sono di minoranza. Ho svolto il mio ruolo, a mio modo di vedere, modestamente o immodestamente parlando, con una certa capacità. Ho documentato centinaia e centinaia di atti di consiglio comunale. Chiunque può andare leggere le delibere di consiglio comunale troverà tutte le mie contestazioni, i miei interventi contro una maggioranza che è stata a volte arrogante e addirittura direi incapace alcune volte. Quindi ho contestato, forse, e tu lo sai ancora meglio di me, uno per uno tutti i bilanci preventivi e di conseguenza tutti i consuntivi. Ho contestato innanzitutto ancora il sistema di conduzione del consiglio comunale. Perché? Perché io penso che se si parte bene nelle sedute consigliari, cioè tutte le documentazioni vengono portate in tempo ai consiglieri comunali, vengono documentati, tutti i discorsi che poi si faranno in consiglio comunale saranno affrontati con una certa capacità da parte di tutti i consiglieri. Ho fatto tante altre contestazioni, perfino ultimamente ho calcato la mano su quello che erano le parvenze di debiti fuori bilancio, che in realtà poi nascondevano e hanno sempre nascosto praticamente incarichi a propri amici. Ho contestato regolamenti, a partire dal regolamento dell'Agropoli Servizi, statuti e regolamenti dell'Agropoli Servizi, regolamenti sull'IMO. Ho contestato la gestione del cineteatro e la mancata discussione in consiglio comunale del cineteatro.
Insomma, è tutto documentato, quindi non voglio fare la tiritera perché sarebbe lunga. Chiunque può andare a confrontare gli atti, come ho detto. Ebbene, in tutte queste contestazioni, già di 10 anni della mia vita politica spesa per la città di Agropoli e per l'interesse del bene comune, io non ho mai avuto chi mi ha avvicinato e chi con me si è confrontato oppure mi ha detto: no, hai sbagliato, per questi motivi devi correggere il tiro nel tuo sistema di opposizione, oppure devi fare questo, devi fare quest'altro. Quindi è chiaro ed evidente che se io non sono stato mai affiancato da nessuno, ricordo che gli altri 5 anni ero solo come un cane all'opposizione. Questi altri 5 anni sono rimasto lo stesso solo, perché giustamente gli altri due, anzi l'altro consigliere di opposizione, Consolato Caccamo, rappresentava un suo partito, aveva la sua rappresentazione di opposizione e ci siamo consultati qualche volta. Poi dopodiché sono rimasto ancora solo nella mia opposizione, così come sono rimasto solo pure gli altri due oppositori, per carità. Però io non sono stato mai avvicinato da qualche componente cosiddetto della cosiddetta società politica o della cosiddetta società che ha interesse politico, e di conseguenza non ho mai scambiato opinioni. Non avendo mai scambiato opinioni, non conosco bene costoro, li conosco di nome, ci sta una cordialità più unica che rara con tutti, ci salutiamo, ci apprezziamo, ci stimiamo, ma non abbiamo conoscenza l'un dell'altro della capacità, innanzitutto politica, e della direzione politica a cui il soggetto o tanti soggetti vogliono andare. Molto probabilmente nemmeno loro conoscono la mia, perché se fino ad oggi non sono mai intervenuti a mio sostegno o a mio discapito, evidentemente manco loro conoscono la mia. Quindi non ho assolutamente le basi per poter esprimere giudizi sulle persone che oggi sono scese copiosamente, e hanno fatto bene innanzitutto, sono scese copiosamente nel lagone politico che sta per avvenire. Sono disponibile a scambiare con loro decine e decine di ore di colloqui, ma fino ad oggi non ne ho mai scambiato, così come nei 10 anni non ho mai scambiato. Quindi la mia attesa penso che sia anche giustificata e non sia presuntuosa. Molto bene. Allora, mi piacerebbe affrontare con te l'annoso problema della frammentazione. Diciamoci la verità, Agostino, tu conosci bene la politica agropolese degli ultimi 15 anni. C'è una frammentazione che fa paura, soprattutto quest'anno. Insomma, tutti vogliono fare il sindaco, nessuno vuole fare il passo indietro, e quindi si prevede, diciamo così, una multipartecipazione di candidati a sindaco. Perché, come lo spieghi questo? Anzi, dobbiamo dire la verità, che forse in qualche trasmissione l'avevi già anticipato mesi e mesi fa, forse pure un anno fa, che purtroppo c'è la difficoltà di ragionare e di trovare un accordo con le forze minori. Perché? Allora, innanzitutto la spiegazione sta già nella risposta che vi ho dato prima, perché evidentemente fino ad oggi tante persone sono state allo stallo, hanno solo guardato ciò che faceva la maggioranza e ciò che faceva l'opposizione, e molto probabilmente qualcuno non ha avuto convergenza sicuramente con la maggioranza, ma forse nemmeno con l'opposizione. E quindi evidentemente questo è una delle motivazioni. Però tu hai colto nel segno quando hai parlato di frammentazione. È proprio la frammentazione praticamente che deve essere evitata. Cioè è chiaro che se nel centro, centrodestra, quello in cui io gravito da anni, da sempre, si fa tanta frammentazione, tutto giocherà sempre soltanto a favore di quello che potrebbe essere centro-centro-sinistra, ovvero a favore di coloro che per 10 anni hanno amministrato la nostra città e con i quali non sono andato mai d'accordo. Ho sempre contestato per tutte le cose che ti ho detto prima. Quindi di conseguenza è chiaro che la frammentazione deve essere evitata a qualsiasi costo,
Io sono disponibile per evitare la frammentazione, ti ho detto, anche a decine di ore di colloquio, non ho nessuna preclusione, non ho nessuna aspettativa, non ho nessuna presunzione, però giustamente pretendo, ma lo pretendo con tanto affetto, che anche gli altri facciano lo stesso, cioè senza presunzione, senza, diciamo, un'idea di convinzione, quello che dico io è buono e quello che dici tu non è buono. Sono disponibile a questi tavoli di incontro, a partire già da domani mattina, se non addirittura a partire già da stasera. Molto bene, adesso invece guardiamo un po' più alla maggioranza e quindi ai tatticismi e alle capacità politiche. Tu conosci bene Franco Alfieri e Adamo Coppola dal punto di vista naturalmente politico, perché già 15 anni fa, insomma, no, ti sei confrontato e quindi la domanda è: secondo te Alfieri alla fine candiderà Adamo Coppola oppure butterà un asso all'ultimo minuto con un altro candidato e quindi assisteremo a una maggioranza ancora divisa ancora di più rispetto ad oggi, appunto con la scissione di Massimo Laporta? Probabilmente ci potrà essere questa variabile, secondo te, ecco, sempre con quell'idea politica di tatticismo e di capacità? Partendo dal fatto che non sono politico, non so usare tatticismo, infatti perciò ho detto sono cordialmente antipatico a tanti. Vabbè, però 15 anni, dai Agostino, sono tanti, dai, ti devo dare atto che davvero nelle tue interrogazioni, nelle tue analisi, soprattutto del bilancio, facemmo una puntata straordinaria dove, dobbiamo dirlo, attendo ancora la risposta, o meglio, la replica dell'assessore al bilancio Roberto Mutalipassi, che non ha mai replicato in televisione, nonostante il mio invito. Vabbè, diciamo, ha passato la palla a questo punto, però rimane, insomma, questo dubbio. E dicevo, quindi penso che 15 anni e la tua capacità, insomma, ti dà modo di fare una riflessione concreta. No, ma questa domanda rispondo effettivamente con le mie capacità, con le mie modeste capacità. Secondo me Franco Alfieri non devierà di un millimetro dalla scelta che già ha fatto. Se poi quella scelta l'ha fatta in sintonia con quelli che erano i suoi pensieri o le sue aspettative nella città di Agropoli, questo non lo so, ma sicuramente è un politico di pregio e quindi di conseguenza sa usare temporalità, metodi della politica meglio di me mille volte. Quindi a mio modo di vedere non farà una grinza, cioè nel senso che Adamo Coppola è stato valutato come candidato del PD e quindi di conseguenza, diciamo, della sinistra agropolese, della centro-sinistra agropolese, e Franco Alfieri non cambierà di un millimetro quella scelta che ha fatto. Ripeto, se l'ha fatto di buon grado, se l'ha fatto con tutta la convinzione al 100%, ma l'ha fatta e non cambierà, perché è preparato e sa che in questo momento potrebbe essere un passo falso cambiare tatticismo. Però ti dico la verità, non c'è stata l'ufficializzazione del PD agropolese, né tantomeno di Franco Alfieri, eh? Sicuramente, sicuramente, ma non so perché, ti assicuro che, ti ripeto, mi sbagli, ma molto probabilmente si verificherà quello che ho detto, cioè nel senso che Franco Alfieri non muoverà dalla candidatura a sindaco Adamo Coppola e quindi andremo alle elezioni giustamente con il candidato Coppola a sindaco. Se poi nella loro maggioranza, come mi avevi chiesto prima, ci sta o non ci sta accordo tale da non creare un frazionamento di un'ulteriore candidatura facendo parte dell'attuale maggioranza, questo non lo so, ma alla tua domanda ho risposto praticamente in modo chiaro, cioè le mie previsioni sono queste: non cambierà candidato. Bene, terminiamo con la faccia nuova tra virgolette, ovvero Raffaele Pesce, che è lontano dalla politica agropolese dal 2006, quindi davvero tanti anni. Poi il resto, tutti i papabili, insomma, gli ipotetici candidati sono conosciuti, hanno fatto parte anche della scorsa amministrazione. Cosa ne pensi di Raffaele? Lo conosci, insomma, che cosa puoi dirmi?
Allora, vedi, vorrei essere ancora più chiaro in questo momento, se no altrimenti può darsi che viene equivocata la mia risposta. Raffaele Pesce è una persona simpaticissima, un bravo professionista, una persona con cui è piacevole colloquiare, ma colloquiare non solo e soltanto semmai da un punto di vista professionale, sociale, ma anche da un punto di vista politico. Ha le idee chiare, ma Raffaele, come tante altre persone, sono stati lontani dalla politica, ma sono stati lontani anche da me negli anni passati, tutti, e io ho rappresentato l'opposizione. Quindi Raffaele Pesce, con tutta la mia stima possibile, ma tutta la simpatia, perché oltretutto è un ragazzo simpaticissimo, non posso esprimere un giudizio su Raffaele Pesce da un punto di vista politico, da un punto di vista politico-amministrativo. Ne avrà le preparazioni sicuramente più di me e meglio di me, ma perché Raffaele Pesce è stato 10 anni fermo e adesso affronta l'agone politico è un dato positivo, ma il perché non lo so, però. Oppure non so dove possiamo arrivare praticamente con tante tante persone se non ci sederemo tutti quanti sgombri da qualsiasi pensiero, da qualsiasi prospettiva e da qualsiasi aspettativa, sgombri a parlare. Noi del centro di centrodestra abbiamo l'obbligo di farlo, secondo me. Ti ricordi, tu me l'hai ricordato, quando 6 mesi fa, a giugno, facemmo una trasmissione e io dissi molto probabilmente a fare dei numeri così, se siamo 30 nel centro centrodestra che vogliamo parlare di politica di agronomia, molto probabilmente saremo 1 contro 29, non contro 29 con la spada in mano, contro 29 evidentemente come pensiero, come atteggiamento politico. Sì, mi ricordo bene. Chiudiamo davvero, chiudiamo questa volta, ti prometto di non farti più domande, no scherzo, con un parere su Costabile Spinelli. Anche tu sei come Malandrino contro lo straniero? No, assolutamente no, io non sono contro lo straniero, io sono a favore di tutti coloro che vogliono parlare di politica in modo disteso, in modo, te l'ho detto, insomma, avulso da quelle che potrebbero essere le aspettative personali. Ho parlato personalmente e telefonicamente con Costabile Spinelli. Se Costabile Spinelli dovesse incontrare diciamo una maggioranza dei consensi di tutti coloro che gravitano in questa sfera di centro-centrodestra, perché dovrei essere contrario? Non sono contrario a nessuno, no, Gianni. Anzi, colgo l'occasione, prima che tu dichiari ultimazione della puntata, invece, per fare i complimenti a te. Ma è inutile, non è una lavata di faccia. Io ti faccio i complimenti, perché se oggi noi parliamo di politica ad Agropoli è grazie anche e soprattutto a te. Altrimenti, in assenza di televisione di registrazione dei consigli comunali e in assenza di queste trasmissioni, la cosa sarebbe stata catastrofica. Quindi grazie veramente per quello che ci stai consentendo e per quello che ci hai consentito negli anni passati. Grazie di cuore, Gianni. Grazie a te, Agostino. Sei un gentleman, davvero. E lo dico senza, insomma, piaggeria, insomma, con grande rispetto, davvero. Senti, allora, non sarà l'ultima volta questo incontro, ci sentiremo più in là per capire, insomma, se si muove qualcosa. Anzi, ti anticipo che probabilmente a breve attiverò le sfide, così i leader politici, insomma, voi leader vi confronterete magari sugli argomenti e creeremo anche nello spettatore curiosità maggiore, no? Per capire anche quelle che sono le idee per Agropoli. Grazie a te e grazie a tutti i cittadini che ascoltarci. Grazie, grazie. Grazie ad Agostino Abbate. Grazie.